Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un altro episodio dedicato ai vostri video. Ebbene sì, un'altra puntatella di quelle dedicate alle vostre collezioni di orologi, simpaticamente mandate dagli utenti che guardano, dagli spettatori, dai telespettatori, come si suol dire, il bravo presentatore direbbe i telespettatori, che siete voi, no? Mandate video, li caricate sul portale wetransfer.com, poi mi inviate il link e io li scarico. Ora io ho scartato così, senza nemmeno guardarli, passandoci il mouse sopra, no? Ti dice i gigabyte di pesantezza e il tempo, no? Uno durava 16 minuti, uno 14. Tasto destro del mouse, cestino e via, nemmeno guardati, perché è anche una mancanza di rispetto. Quando io vi dico 7-8 minuti, no? E vuol dire che devono essere 7-8 minuti. Poi se sono 9-10, vabbè, chiudo un occhio. 14-16 proprio vi prendete in giro. Io sto a vedere 16 minuti di video che poi magari sono anche no. Dovete essere più concisi. Se non ci stanno tutti gli orologi, fate due video, uno una volta, uno un'altra. Cioè, cercate di rispettare questa cosa qua. 16 minuti di video più i miei commenti diventano 25 minuti solamente per un video. Ci annoiamo anche, non ci sta il caso che ci annoiamo anche. Detto questo, vi mostro l'orologio del giorno, che è questo simpaticissimo Breitling Chronomat GMT, 40 mm di diametro, cassa, calibro ETA 28-93. Quadrante blu Soleil e simpaticissimo freccione che indica il secondo fuso orario. E c'è anche la ghiera girevole. Questo qua è un bel simpatico orologio, bellino, bellino, bellino. Ora io direi di guardare subito i video, così ci togliamo il pensiero. E anche per oggi, dito infuocato, barra spaziatrice che ci attende, e noi gli diamo il via. Ciao. Ciao Davide, sono Jessica dalla provincia di Modena. Già Jessica come nome ci piace, Jessica proprio Jessica, brava Jessica, guardiamo gli orologi che c'hai, dai, anche qua è Natale, vabbè. Seguo tutti i tuoi video e sono qua per presentarti la collezione di orologi dei miei genitori. Partiamo Ah. con la collezione di Hamilton di mio padre. Vai. Abbiamo un Jazz Master Chrono. Cassa 42 con spessore 15 42. e con dial silver, a cui per ora ha messo questo Va cinturino. bene, dai, simpatico. Molto bello. Molto bello, brava, brava Jessica. Vedo che ci sai. Poi. Poi abbiamo un Khaki Field, cassa 42 e per preservare il cinturino originale abbiamo messo questo, comunque molto bello. Cordura. Brava E Jessica. l'ultimo Hamilton è questo, ed è un Khaki Pioneer Pilot, Pilot, cassa 38, simpaticissimo questo. che mi piace moltissimo. Sì, molto bello. Questi sono gli Hamilton. Tre Amazon. Poi abbiamo questo Seiko Save the Ocean Manta Ray. Samurai. Diver 200 metri, molto Sì, particolare. Ma stai leggendo? Va bene, dai. Sento i fogli, sta leggendo, eh. Jessica, sta leggendo, Jessica. E per finire questo Longines Hydro Conquest Brava, con co. cassa 39 mm, Sì, bello che è questo. fantastico. Oh, fantastico, simpatico. Va bene, dai. Sono simpatici orologi. 5 Passiamo orologi. poi Ah, ancora? alla collezione di mia madre di Oh. orologi. Questo è uno Swatch automatico degli anni 90 che funziona ancora, ma non sappiamo referenza e movimento. E sarà System 51, eh? Comunque molto fine. Molto fine delle gande. Insomma. Abbiamo poi questo Citizen a Citizen. batteria, come dici te. Citizen a batteria. Ma come dici tu, la batteria è tua nemica, è anche nostra. E Ci credo, vedo che ci credi proprio, eh. L'hai detto per con finire abbiamo questo Citizen Citizen. Eco Drive, piccolino ed elegante. Sì, è un simpatico Eco Drive ad accumulatore. Un saluto a tutti e È un salutone anche love. a te. Ciao Love. Davide. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Tutta la famigliola è completo. C'era il babbo dietro che controllava la Jessica.
anche gli orologi della mamma. Sono tutti appassionati di orologi, bravi. 5 orologi. Ciò fa che non ne sono partite, quindi vuol dire che va tutto bene. Un bel Seiko Samurai, 3 Hamilton, ti Garbino, gli Hamilton, va benissimo. E poi l'ultimo, uno non mi ricordo così. Ah, l'Hydro Conquest, il Longines Hydro Conquest, come si fa a non menzionare quello? Belli, belli orologi. No, sei rimasto un pochino lì nel gruppo Swatch, Hamilton, Longines, va bene, Swatch. Va bene, belli, promossi. Brava Jessica, hai presentato anche bene, visto? Veloce, simpatico video, non serve fare poi tanti giri di parole, no? Vai. Buonasera Davide, mi chiamo Sera, Samuel, Samuel. ti faccio i miei complimenti per il canale, sono un po' fan Grazie. come papà, Bravo. guardiamo sempre i tuoi video. E Mitico. oggi ti mostreremo la nostra collezione di orologi. Vai. Partiamo con un vintage di mia Vintage. bisnonna, automatico. Mamma mia. Simpatico. Eccolo qui. Che bracciale c'è? Strano. Dopo abbiamo una cipolla, un walker, La cipolla. eccolo, sempre automatico. No, sarà manuale. Samuel. Ma Poi abbiamo vedo. un Braille 42 di Dianifero Cassa, quarzo. Quarzo, è un quarzo, Samuel. Ma vedo che c'è uno smartwatch al polso, eh? Sei cascato, Poi Samuel. abbiamo un Ingersoll, Eh? eccolo, automatico. È un Ingersoll col calibrone cinese, guarda lì. Molto bello. Molto bello, secondo te? E per finire, un Samuel. Seiko 5 Sport, La rovescia, però. comprato circa 2 mesi fa. Eccolo. Girami. Bravo, Samuel. 42 di diametro casa, sia questo e sia questo. Mi Sì, sono ma dimenticato di dirlo. si sì, va, ma va Eccolo qua. bene, dai. Grazie per l'ascolto e speriamo che lo pubblichi. Ma sì Ciao, che lo buon pubblico. Natale. Ciao, auguri. Buon Natale. Buon Natale, ormai è buon Natale, siamo fissi col buon Natale. Samuel, sì che lo pubblico. Ci sei te, come faccio a non pubblicarlo? Ma stai scherzando? Poi gli orologini lì sono tutti simpatici, tranne che l'Ingersoll, che è proprio una marcaccia che a me è proprio da ciofeca. Scusa se te lo dico, Samuel, non ti offendere. Non ti offendere, prendila come uno scherzo, ma è uno di quei marchi che incassa i calibri cinesacci, che cinesacci, non si può. Poi ti fanno il quadrante tutto bello scheletrato per fartelo vedere. No, guarda, qua ci sono tutti gli ingranaggini che girano e ti stai a guardarlo ore e ore e ore. Ma è una ciofeca, capito? Non te la prendere, Samuel. Gli altri orologi tutti belli. E beh, auguri anche a voi. Cosa vuoi che vi dico? Poi fa piacere vedere piccoli appassionati che crescono, no? Prima una ragazza, adesso un bambino. Bravi, continuate così che a guardare i miei video che poi andate lontano. Ciao Davide, buonasera. Ciao, Ciao sera. a tutti gli amici del canale. Amici Sono del canale. Filippo e ho 19 anni. Allora, Filippo, 19 anni, qua c'è una bellissima Olympus, Olimpia, la macchina da scrivere di quelle vintage, di quelle come si usava un tempo. E poi deve essere anche una persona abbastanza acculturata, perché vediamo che qua ci ha messo in primo piano tutti questi libri, traduzioni da Rimbaud, non so cosa sia. I dolori del giovane Wirt, vabbè, dai l'Iliade 1, 2, bravo, o studi, o sei uno studente, oppure sei un appassionato di letture complicate, con le complicazioni, vai. Grazie, Intanto ti faccio i complimenti per il canale, come tutti. E tutti. in secondo ti faccio vedere il mio primo pezzo. Ecco fatto. Queste Jordan 4 Off-White. E che No, cavolo scherzo. Allora, ti è? Che scherzone. spiego. Io fino a 2-3 anni fa ero un reseller di scarpe, non di Rolex, e perciò, grazie ai soldi messi da parte vendendo le scarpe, mi Vabbè. sono comprato i miei primi orologi. È per Bravo. questo che a quest'età sono riuscito a comprarmi qualche orologio. Quindi i soldi messi da parte, no? È un eufemismo per dire la speculazione che ho fatto sul resellaggio delle scarpe mi ha portato l'auto e i guadagni che ho poi reinvestito in orologi. Questa è la terminologia da utilizzare, no? Lui dice, mi sono messo da parte i soldi vendendo le scarpe, sembra che no. Quindi praticamente ho sostituito la passione per le scarpe a quella degli orologi. È uguale, cosa cambia? Perciò passo subito al primo, È un che è altro. questo Seiko Samurai, Un altro, come prima. che mi sono comprato per il regalo
questo autoregalo, anzi, dei 18 anni. Bravo. Quindi un anno e mezzo fa. Mi ha accompagnato tutta l'estate, veramente orologio ottimo, e ha svolto egregiamente il suo compito al mare. Bravo. Samurai, poi, secco. In secondo, notero lenti. Questo Braille, quarzone, è stato un regalo di cresima di mio fratello, che ormai utilizzo solo io, da battaglia, perché viene con me tutte le volte che vado a ballare. A ballare? Sendo al quarzo, se prende una botta, me lo rubano, qualsiasi cosa succeda, questo o rimane intonso, oppure al massimo, anche se si spacca, non me ne frega niente. Ma che ce frega, no? Buttalo via. Ma che ce frega. Poi, due vintage dei miei nonni. Vai. Questo, Bombe Mercier Genève. Ma però. Degli ultimi anni 40, perché anche questo è un regalo di cresima che ricevette mio nonno. Ultimi anni 40, poiché lui è del 39. E la cresima a quell'epoca si faceva intorno agli 8-10 anni. Appena revisionato, purtroppo ha uno sgarro qui, l'ho ai visto. Piccoli secondi, però lo fa più vissuto. Sì, sì, no, va bene così, tienilo così, vai. Poi, tranquillo, bello. Dell'altro mio nonno, questo Tissot Visodit, che purtroppo non funziona, cioè prende la carica, però la data non funziona e neanche la regolazione dell'ora va. E vabbè, dai. E poi il quadrante è completamente corroso. È corroso, quindi è a suo tempo fiorito, dovrò sì. sistemarlo e dovrò anche valutare se ristampare il quadrante o meno, perché è veramente messo male. Ma no, 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 non c'è fretta, no, ora 19 anni. Non, ti direi, non c'hai soldi, ma in verità i soldi li hai fatti con le scarpe, speculatore, quindi, però facciamo finta che c'hai 19 anni, sei uno studente, non hai soldi, tienilo lì, non serve che lo fai riparare subito, non c'è fretta, no? Quello lì è un ricordo, è un lascito, è un testimone di quello che fu l'orologeria in quel tempo, no? E io, se fossi in te, poi dopo un giorno lo fai revisionare, sistemare meccanicamente, perché secondo me sono anche delle stupidate, un orologio così semplice lo ripara chiunque, ma non toccare il quadrante finché, cioè no, non toccarlo neppure finché che senso ha? Non è un orologio che te devi indossare per andare al Luna Park, come mi viene in mente, al Luna Park. No, è un orologio che ha il suo senso in quanto ricordo, lo puoi indossare in casa qualche volta, in un'occasione speciale, magari fate la cena di Natale che c'è tutta la famiglia allargata e ti puoi indossare l'orologio del nonno, ecco fatto, questo può essere un momento in cui puoi utilizzarlo dandogli un senso, ma il quadrante lascialo così, piuttosto preservalo, nel senso che una volta che è sistemato, riparato, ma anche ora, lo tieni in un posto in cui non ci sia umidità, chiuso, probabilmente con quelle bustine di silice, no? Che ci sono quelle anti-umidità, lo tieni un bel posto lì a temperatura più o meno costante, come è in casa, no? Senza metterlo al sole o al freddo, in casa va benissimo, senza umidità, e ti dura quello che deve durare, cioè non farlo ristampare, no, no, perde tutto. Successivamente, il mio secondo acquisto. Cos'è? Questo Turtle Scuba Pro 450 del 76. Minchia! Questo è stato il primo Seiko a montare la cassa Turtle nella storia. Ah! Dedicato al mercato domestico giapponese. Infatti è una referenza abbastanza pasticciata, per cui non si sa nemmeno il periodo preciso di produzione. Tant'è che questo è del 76 e si vede dal seriale che inizia con il 6, anche se si trovano anche altri esemplari del 78, del 75. È molto pasticciato come referenza. Questo l'ho comprato perché volevo un Turtle, però non il solito, anche se mi sono pentito. Infatti questo lo sto vendendo per comprarmi più avanti magari un Turtle odierno, perché questo è bello, ok, però non lo posso portare al mare. Lo so. Il Turtle è un diver Sì. iconico, lo voglio poter portare al mare, quindi anzi, se qualcuno è interessato è animato, eccolo, dal 6306, calibro da cui deriverà il 6309 più avanti, che però è meno prestigioso di questo. Bellissimo, anche pulito, questo ho revisionato nel 2020, funziona benissimo, non dà un problema, infatti sono molto contento, però sarà ora che se ne va, ecco. E il punto è quello lì, è sempre il solito discorso, vintage, belli, quando le persone ti dicono ma con la stessa cifra ci compri un orologio vintage di pregio,
Sì, è vero, ma l'orologio vintage di pregio lo prendi a scopo collezionistico, no? Anche un Seiko Tartoe così, bello, bello, cioè io ho l'orologio del 78, del 76, no? Ecco, poi lo metti nella teca, lo metti qua nella teca insieme agli altri orologi vintage per la collezione, ogni tanto lo indossi, no? Far vedere agli amici alla cena di Capodanno stavolta, poi basta, perché al mare con quello lì non ci vai, non ci vai, ma neppure se ripristini l'impermeabilità, perché... È anche difficile poi ripristinarla al 100%, essere sicuri. Se poi si c'entra l'acqua, se poi si rovina, perché? Perché hai voluto portarlo in un posto rischiando. Non si rischia, no? Ti pigli un orologio in secondo polso, nuovo, contemporaneo, e ci vai. Quindi il senso di quell'orologio lì, mi dispiace che lo vendi, no? Perché è un bell'orologio, ha un suo senso in una collezione che vuoi fare di vintage. Però giustamente il mio scopo è quello di avere un Tartle, un bello orologio diver come il Seiko Tartle e utilizzarlo, andarci al mare, godermelo, no? E con questo qua non puoi. Quindi ognuno ha le proprie esigenze. Poi continuo a battere lì sul discorso quando uno dice: ma con la stessa cifra ci compri un altro orologio vintage, no? Cosa ne so, 1.000 euro per un Hamilton, no? Ma ci pigli un orologio vintage? Va bene, pigliaci l'orologio vintage, poi dopo guardiamo cosa ci fai con l'orologio vintage. Sei limitato, no? Lo devi prendere per un certo scopo. Prima o poi un orologio moderno da utilizzare veramente in battaglia ti ci vorrà. Se ne andrà. Speriamo, se qualcuno me lo compra. Poi Poi. passiamo a, secondo me, il mio pezzo forte, Cos'è? Ah, questo Omega Deville del 1964, però. anch'esso di mio nonno. Questo è stato il regalo di fidanzamento di mia nonna a mio nonno, Ma minchia. completamente in oro, ed ha la particolarità di avere la cassa monoblocco tra quadrante e calibro. Rimane solo il vetro e la parte superiore della cassa. Poi rimane fondello e quadrante attaccato al movimento. Eccolo. Ganzo. Che è un Omega 620. Uè, piccolo. Anche questo appena revisionato 2 settimane fa. Infatti funziona perfettamente. Scarta pochissimo al giorno e a parte, bellissimo movimento, piccolissimo, Bello. stile tank, Tanta roba. Anche chiaramente negli anni 60. Poi, sto qua mi immagino l'impermeabilità. per ultimo, questo ultimo acquisto di neanche un mese fa, questo Lorenz, cronografo che monta il Vajoo 7760. Bello. Volevo un everyday watch molto leggibile, piccolo, questo è un 36 mm, cronografo, perché non avevo un cronografo meccanico. Ho trovato questo da un amico del canale a poco, veramente bello, stile Field Watch, e questo mi dà tante soddisfazioni. Bellino sto Lorenz. Ormai lo porto tutti i giorni da più di un mese, scarta quasi un minuto al giorno, però conto appena venderò il Tartle, lo farò revisionare e sistemare. Però per il resto, essendo un Lorenz, veramente veramente bello. Veramente, veramente bello. Vabbè, Davide, io credo Finito? di aver detto tutto, come dici tu, perciò ti saluto Ah, e buona serata a te e a tutti gli amici del canale. Ciao! Ciao, 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 ciao. Dai, bella, bella collezione. Questo Lorenz qua finale mi piaceva particolarmente. Niente di così originale, un design visto e rivisto come gli Hamilton, ad esempio. Field Watch, un cronografo Field Watch, mettiamola così. Carino, simpatico. Bellissimo quell'Omega rettangolare che mi viene anche in mente, cioè, se è così facile da smontare, mi immagino anche quanto possa rendere semplice la pulizia, no? A volte si fanno le domande, come si pulisce un orologio? E questo qua ti ritrovi in mano cassa e vetro, con un cotofiocco puoi pulire anche l'interno del vetro, l'esterno e rimontarlo. Veramente simpatico, però mi sa che piccolino piccolino, anche lì indossarlo e bla 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 bla. Poi il discorso sul tartaro l'abbiamo fatto, poi per il resto, la maggior parte sono orologi che è ereditato dai nonni, ma non ti sei mai comprato un... Sì, il Samurai forse mi sembra, no? Era qua o prima Samurai? Non me lo ricordo. Fai un po' vedere qual era. Sì, il Samurai, cioè il Samurai. E poi tutti i vintage ereditati o comprati. Sei una sorta di vintagista, anche, infatti c'è solo il samurai da utilizzare così proprio veramente robusto, senza paura. Va bene, dai, attendiamo, magari mandaci un altro video con i risultati della vendita del Tartle e l'acquisto del Tartle nuovo, ma che ne so, fai un po' te, bravo comunque, dai.
Ciao Davide, sono Fabio, Fabio. orgogliosamente romagnolo. Romagnolo. Ti ringrazio per il tuo canale, ti faccio i complimenti Ma anche per le grazie. recensioni sempre molto oneste e sincere che fai. Faccio del mio Parto meglio. subito a presentarti la mia veloce collezione. Questo è l'unico segnatempo che ho in collezione a batteria, o meglio ricaricabile solare, che è appunto questo Seiko Prospect Solar Dive con una cassa da 43 a 120 scatti. Movimento il 175, condensatore ricaricabile, manganese, e 200 metri di profondità. Ma cosa sai leggere? La scheda tecnica? Sento anche che c'è la testa girata come a leggere qualcosa. Non serve che leggi le caratteristiche tecniche precise, precise. Dai, non stiamo facendo una recensione, non essere didascalico. E le particolarità che mi piacciono di questo orologio sono appunto questi tasti a pompa e comunque anche la ghiera con questo azzurro e nero. Adesso l'ho sbracciato perché ho già acquistato il condensatore di ricambio, mi Sbracciolato. dovrebbe arrivare a giorni e poi lo rimetto in moto, un vero molo. Bravo. Rimanendo in casa Seiko, questo è un orologio che non ho visto molto in giro, forse perché non è piaciuto, non lo so, però è questo Landshark 5, soprannominato il bussolone. È un orologio, una cassa importante da 43 con un movimento 7S36, acciaio vetro minerale, 20 atmosfere, lunetta girevole con questa particolarità interna, appunto. Ed è un orologio secondo me molto ben rifinito per il prezzo al quale l'ho acquistato, perché c'è queste parti qua satinate e trovo che sia un orologio veramente con un rapporto qualità-prezzo molto molto interessante. Fra l'altro mi tiene, sgarra veramente di poco durante il giorno. Meno male. Ed è un orologio anche gradevole al polso, per me che è un polso abbastanza importante. Dici che se ne vedono pochi, te lo spiego io perché se ne vedono pochi. Perché a parte i 43 mm, che poi per un orologio così, una specie di tool watch, devono essere, perché costa leggermente di più della media degli altri Seiko 5. Quindi quando uno deve prendersi un Seiko 5, cerca un po' di risparmiare, di prendere, no. Voglio un esemplare di Seiko 5 in collezione, va bene, quale prendo? Dai, questo qua costa giusto, sì, dai, prendo questo qua che costa sempre un pochino di più degli altri, magari viene lasciato da parte anche se ha quelle caratteristiche tecniche lì particolari. Oddio, la ghiera girevole in un Seiko 5 non è da tutti i giorni, sono tutti solo tempo, semplicini, senza doppia corona, no? Quindi questo qua si eleva un pochino della media, ma anche per il prezzo. Questo è un regalo che mi è stato fatto da mia moglie. È un orologio che non amo particolarmente, o meglio il brand non amo, la casa, questo Lokman Mare automatico, cassa da 44, quindi anche qui abbiamo una cassa molto importante, acciaio e titanio. Il movimento risulta essere il SIA del proprietario di Lokman. SIO, ecco, il movimento SIO, no? Spiegate, qualcuno mi spieghi cos'è questo movimento SIO, perché io non lo so, non l'ho mai capito, non sono mai riuscito a capire cos'è questa scuola italiana orologeria, capito? Non lo so, non lo so, e non lo spiega nessuno. Ma devo dire che ho fatto qualche ricerca in rete e mi risulterebbe che in realtà è un Miota serie 8 adeguato da loro, no, non lo so. Vedi che non lo sai nemmeno te. L'hai detto te, è un Miota 8000 adeguato da loro. L'hai detto te. A me loro mi hanno mandato, lo ripeto ogni volta perché sta cosa qua mi è rimasta qua. Mi hanno mandato una lettera dell'avvocato per farmi togliere il video nel quale parlavo del Lokman, hai capito? Quindi te stai dicendo queste cose, non le sto dicendo io. Devo dire che comunque è un orologio che ha un quadrante molto interessante e è anche molto leggero, quindi si Meno porta male. bene. Penso che sia l'unico Lokman che terrò in collezione. Fai te. Il prossimo che ti presento è questo bellissimo Hamilton Kaki Navi Sub, cassa da 42. Strano. Movimento ETA 28-24, 3 atmosfere di resistenza, materiale cassa in acciaio, lunetta unidirezionale a 120 scatti, vetro cristallo zaffiro. Bravo. Questo è un orologio che mi piace tantissimo per questa particolarità qua, dove la cassa praticamente è incastonata all'interno di queste alette, se possiamo chiamarle così. È un orologio che è rifinito secondo me molto bene. È particolare anche per lo 0 al posto del 12, no? Non lo dici? Non lo dici?
c'era il 12, invece del 12 c'è lo 0 che era. È un vezzo, no? Poi bella anche la parte in plastica o gomma, non lo so, non l'ho mai preso in mano a questo orologio qua. Se la ghiera è in gomma o in plastica, comunque è originale. Un tool watch, lo vedi, le rifiniture non devono essere, nemmeno essere poi particolarmente di pregio. Questo qua è un orologio da battaglia vera, da war. Lo indosso spesso con grande piacere. Questo Con grande piacere. aveva il suo cinturino arancione che lo indosso Con d'estate grande e per piacere. l'inverno ho comprato poi il suo bracciale originale in acciaio. Bravo. È un orologio interessante, l'ho Fai portato su. anche con me in qualche immersione, faccio sub e ho il brevetto per arrivare fino ai 100 metri di profondità, fino a 60-70 metri è venuto giù con me. Bravo. Quindi una bella esperienza, un bel compagno di La viaggio. prova sul campo. Il prossimo che ti presento è ovviamente il mio preferito Cos'è? ed è questo Omega Seamaster Topino, Diver vai. Professional, 300 metri, cassa da 41, movimento l'11-64, vetro zaffiro. Questo l'ho recentemente completamente revisionato, ne Bravo. aveva bisogno perché ce l'ho da diversi anni. E che dire, orologio che non ha bisogno di presentazioni. Fra l'altro, l'orologiaio, o meglio, Omega mi aveva proposto di lucidarlo e assolutamente l'ho voluto tenere così perché in qualche parte è anche rovinato, ma mi piace tenerlo così perché Va è un bene. compagno di viaggio da tanti anni. Ora, beh, questa referenza qua, cioè l'Omega Seamaster 300, no, Professional, è la versione cronografo, non mi piace, ma non mi piace non perché io non concepisca, no, concettualmente un diver cronografo. No, secondo me i diver cronografi devono esistere, hanno ragione di essere, perché se a me mi serve un cronografo in barca, perché voglio prendere dei tempi durante la navigazione, con le carte, quello che ti pare a te, e poi voglio fare un tuffo nel mare, no, per assurdo, e cosa devo prendermi? Due orologi, un cronografo che poi mi levo, poi prendo un diver e me lo metto? Ci vuole un orologio così, un diver cronografo, che te lo metti e fai tutte le tue belle attività avendo anche il cronografo. Quindi per me questo ha senso. Non mi piace semplicemente esteticamente. È così bello il diver 300 solo tempo, proprio che vedi il suo quadrante con le ondine, no? Qua è troppo pieno, troppo carico, non mi piace. Questo è un regalo che ho fatto a mia moglie, è un secondo polso Piccolino. ed è questo Rolex Oyster Lady, cassa da 26, completamente in oro. All'interno del quadrante potete ammirare queste pietre preziose. Questo è un full set, l'ho Bijou. acquistato da un privato a una cifra ragionevole dal mio punto di vista. E acquistato perché mia moglie non ama indossare orologi molto grandi e quindi ritengo che questa cassa da 26 sia l'ideale. Molto elegante, molto molto bello dal mio punto di vista. Last but not least, come suol dire, questo è un lascito di mio nonno, al quale sono estremamente affezionato, anche questo recentemente revisionato direttamente da Breitling. Questo appunto è il Breitling Cadet preferenza 1188, risalente agli anni 40-50, perfettamente funzionante. Bello, cavoli. È un 18 carati oro e gli ho abbinato questo cinturino in coccodrillo, orologio estremamente elegante, una cassa da 36 e questo rimarrà con me per tutta la vita perché ovviamente c'è un valore simbolico notevole. E questi sono i miei orologi. Ti ringrazio Grazie a e ti te. auguro ogni bene. Buon Natale, no? Meno male. Begli orologi, eh? Sì, adesso non mi ricordo quasi nemmeno più, fammi un po' vedere. Ecco, il vabbè, Seiko 5, l'Hamilton è no, il migliore sarebbe il Seamaster 300 Professional Cronografo, il più bello. Poi l'Hamilton, quello lì che è bello, un tool watch, poi vabbè, c'è il Lockman, il Seiko 5. E poi l'orologino della moglie è lì, che praticamente io la capisco, no? Se magari una non è appassionata di orologi, eccolo lì, cosa vuole?
l'orologino tutto d'oro che praticamente, e con i diamanti, che praticamente è come fosse un bracciale, un monile che però sul quale c'è un segnatempo, no? Che il segnatempo diventa un optional, un qualcosa di più. Però è sempre un bracciale, un bel bracciale d'oro con i diamantini, eccolo lì. Questo è il senso di quell'orologio lì. Infatti non gli ho dato nemmeno il top perché almeno... Cioè, non è che tutti i Rolex devono prendere il top, eh? Cioè, diciamo la verità, 25 mm, questo qua da donna... Non mi garba, dai. Boh, dai, si è promosso comunque, impegnati un po' di più e poi dopo mandami un altro video però, dai. Promosso proprio... Sei più, sei più. Ciao Davide, un saluto a te e a tutti Ciao. gli amici del canale. Io sono Marco da Salute. Torino e oggi vi faccio vedere la mia piccola collezione di orologi. Con la collezione di orologio, intanto ce la fa vedere sul biliardo. Evidentemente, questa è un'altra passione del nostro amico. Vedete, facendo in questo modo, cioè facendo vedere le collezioni degli amici, siamo arrivati al punto da far vedere anche qualcosa che c'è oltre alle collezioni di orologi, sia l'ambiente nel quale viene registrato il video, sia gli oggetti che compaiono nel video, ci indicano ulteriori informazioni, ci forniscono ulteriori informazioni a riguardo della persona che fa il video, e questo è interessante, è sempre interessante, è bello conoscersi, dai. Allora, partiamo da questo Lorus Sports Bello però, titanio, che era di Quarzo? mio padre, me l'ha regalato, non lo usa più. E Bel io, design. tanto comunque, avevo già la sua copia Ah. bianca che mi ero fatto regalare alla comunione. Infatti, è Toh. tutto rovinato, però l'ho usato un po'. È un bel design questo, però, minchias. Qui abbiamo un Sector cronografo, bello grosso, 44 mm, non uso più anche questo. Questo è stato un regalo per i 18 anni. Anche questa è una bella patacca, io che ho il polso piccolo, però l'ho portato per un po', adesso sta lì a riposare un Padella, po'. non patacca, dai. Padella. Qui abbiamo un altro Sector, Olè. diciamo è stato più un errore, un acquisto errato, la voglia di spendere per un orologio. Non mi ero informato benissimo. È carino, è bellino come estetica, non è brutto, però non era quello che cercavo. Infatti rimane lì nel cassetto In the cassette. come monito a non sbagliare più. Yes. Anche se Ecco quando ero andato fatto. al Decathlon dovevo comprare un orologio da battaglia a batterie Ma ed eccolo qua, no, una bella ma ciofeca, perché? però da To. battaglia va benissimo. Infatti, se vedete, è tutto imbiancato perché quando uno imbianca casa, imbianca anche l'orologio. Ma non, puoi anche non metterlo l'orologio, no? Quando Qui poi imbianchi. abbiamo un Casio, mitico Casio. Finora non è che stiamo andando bene, 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 diciamo la verità. Insomma, sto sudando freddo. Nulla da dire. Eh no. Poi partiamo con gli orologi Ah. un po' più particolare, abbiamo Oh, ecco fatto. un Fulgor da tasca che era di mio nonno, fatto revisionare, funziona, non tiene il tempo benissimo ma ha i suoi annetti, Ma che ci frega, comunque no? carino, un ricordo. L'orologio non deve mica tenere il Un tempo. altro ricordo è del nonno della mia ragazza, questo Perseo da tasca, anche Perse. questo fatto revisionare, molto carino anche questo, senza la sua catenina però Vabbè. teniamo da ricordo anche questo. Ricordo. Qui invece ci sono orologi che, diciamo che prima di acquistare li ho studiati un po' di più. Allora, Vediamo, dai. primo questo, c'è questo regalo Un dei miei quarzo. amici, un Timex con funzione Indiglo, Ce l'ho anch'io. a batteria, però Uguale. molto Quadrante carino. nero il mio, però è uguale. Lo porto, anche se non adoro i quarzi, però lo porto abbastanza. Poi Passi. Ma certo. qui, primo orologio automatico. Oh, un Orient. Orient bambino, quadrante blu. Qui 40-40, 45 sto qua. nulla da dire, è il Eh primo no. che ho acquistato automatico È un e classico, tiene dai. sempre un posto nella mia collezione perché è importante. Ma certo. Poi un altro Orient Ray Oh, 2, Ray quadrante 2. nero, questo è un muletto, Ce l'ho avuto va anch'io. benissimo, tengono il tempo tutti molto bene. Orient. Che dire, E anche niente. questo Che il posticino lo tiene bene nella collezione. dire? Bravo. Poi ho acquistato un Seiko 5 quadrante blu,
gli ho montato questo cinturino nero che è bello, secondo questo. Me lo esalta ancora di più. Più che altro l'ho montato col suo cinturino di pelle nera perché lo userò quando mi sposerò. Oh, bravo, congratulazioni. Poi scegliene anche uno per il divorzio, già che ci sei, così ti porti avanti. Qui un Hamilton, Khakifield Mechanical, un altro gran bel pezzo. Questo l'ho voluto a carica manuale perché a livello storico, secondo me, era più giusto così. E anche questo, Hamilton tiene una cronometria incredibile, precisissimo. E poi l'ultimo, per differenziarmi un po', ho acquistato questo Auto Border GMT. Mi sono innamorato di questo quadrante. Non amo molto la casa, nel senso che come design non mi fanno impazzire, però questa edizione qua dedicata ai cocktail mi è piaciuto molto. L'ho vista a Tortona alla fiera e poi dopo un po' di tempo l'ho acquistata perché veramente veramente carino dal vivo. Ha dei riflessi molto belli, un colore particolare. Deve piacere, però. Sì. Che dire? La mia collezione finisce qui. Bravo. Vi ringrazio a tutti. A te e a tutti gli amici del canale. Un saluto. Un saluto. Ciao, 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 ciao. Allora, quell'ultimo microbrand lì italiano, Auto Forder, a me non mi ha mai sconfinferato più di tanto, perché già il nome Auto Forder significa fuori servizio, no? E poi ci fanno tutte quelle scritte tipo damaged in Italy, cioè rovinato in Italia, cioè te lo danno già rovinato, no? Mi sembra quasi uno scherzo, una barzelletta, no? Fuori servizio, rovinato in Italia, tutto già con la cassa anticata. Sembra un gadget, hai capito? Non mi hanno mai preso più di tanto. Il discorso invece lì, stavo pensando, il discorso di andare a sposarti con il Seiko 5, te vorresti qualcosa di elegante, no? Per sposarti, no? Il classico dress watch, non ce l'hai il classico dress watch, nemmeno il bambino lo è, per assurdo. Se ti vuoi sposare col Seiko 5, io mi è venuto mentre guardavo gli orologi, ho detto, ma perché invece del Seiko 5, che tanto braccialato così non è elegante, ma perché non metti un cinturino in pelle al Khakifield manuale? Secondo me per sposarsi quello lì è anche più... Non è l'ideale, però è qualcosa di alternativo, d'accordo, anticonformista, però perlomeno è qualcosa di particolare, capito? E poi potrei anche ricordarti un giorno, cioè ti sposi con un Hamilton, per dire, lo tieni per sempre quell'Hamilton, ci devi mettere il timbro sopra, questo qua mi ci sono sposato, e così. Il Seiko 5 magari rischi anche di venderlo poi, nel senso che è economico, 100 euro, quanto lo vendi, 80 euro... Capito? Vabbè, comunque era solo per dire, non arrabbiare, cioè era solamente un mio pensiero, va bene? Dai, per il resto tutti orologi simpatici, anche il bambino lì, tutti quelli, cosa c'era poi di bello, di simpatico, va bene? Un sacco di Sector, sì, Auto Ford, niente, dai, diciamo che sei promosso. Mi raccomando, portati già avanti, anche per il divorzio, un orologio per il divorzio, capito? Ecco, vacci con l'Auto Forder, al divorzio vacci con quello lì, che è già rovinato in caso di lite di fronte all'avvocato, insomma, è già rovinato, quindi... boh, mi sembra di aver detto tutto. Non mi resta quindi che ringraziarvi per essere arrivati fino qua, aver guardato il video, che spero vi sia piaciuto, spero vi siano piaciuti i video all'interno del video, spero vi sia piaciuto il presentatore che ha presentato i video all'interno del video e anche l'orologio del giorno che è addosso al presentatore che ha presentato i video all'interno del video che al mercato mio padre comprò. Vi ricordo gli appuntamenti fissi che come al solito sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube. Love!